Max è il gestore del ristorante, il famoso, famoso. Dai. No, la tua fama arriva fino a Genova, perché mi hanno detto che si mangiava benissimo in questo posto. Tutti amici. Dicevo, Max è il gestore del ristorante, del bar del golf di Valcurone. Fai delle cose pazzesche, ma fai anche una cosa nuova, che non esiste in nessun altro golf, cioè fai scuola di cucina. Il corso di cucina serve al golf. Serve per aggregare, creare circolo, poi le signore sono sempre ben contente di fare tanto del genere. E te credo con un fusto così? Dove le porti le signore in cucina? Facciamo 15 minuti di teoria, poi dopo lascio la manualità al mio cocchetto Roberto e lui segue tutta la parte pratica. Cioè tu spieghi? Io spiego come impastare, come fare, eccetera. Soprattutto gli abbinamenti, perché molti fanno ancora troppi errori. Sì. Bollicine alla fine, invece mi piace creare questo ambiente qua. E poi vengono in cucina il cuoco. Loro praticamente lo fanno loro, in 2 ore fanno tutti i piatti, 4 piatti, i pasti, i primi, i secondi, i dessert, e poi vanno in sala a fare la degustazione. Loro? I mariti? I mariti vengono alla fine del corso. A mangiare? Sì. I mariti, fidanzati, amanti solo alla fine del corso, così danno un giudizio. E si mangia gratis? Assolutamente. Cioè, in quella sera. E niente scene tipo il postino suona sempre 2 volte, perché sai, nella fantasia, cioè ci può anche stare, no? No, niente, non succede mai niente qui dentro. No, si mangia, no, si cucina e basta. Sì, vai tra. No, già speravo. Quante signore hai? Una decina. Brave? Sì, bravissime. Sì, bravissime. Sono soci del circolo. Abbonate, si dice. Sono abbonate del circolo. Qualcuno anche esterno, perché il circolo è aperto a tutti. Il ristorante è aperto a tutti. Chiaro. Tu comunque sei, diciamo, un gestore famoso nel mondo del golf, perché non è la tua prima esperienza non è qui al Golf Valcurone. No, perché ho gestito per 17 anni il Golf di Menage. E lì ti volevo. Sì, un golf storico. Golf storico? Un gioiello. Forse il più antico d'Italia, forse. È il secondo. Secondo. Anche se alcuni dicono che è il più antico. Sul lago di Como. Sul lago di Como, sì. Famoso perché? Per chi colore, c'è lì? Perché c'è George. George, amore, se mi senti? No, George Clooney va a giocare al golf di Menage ed è amicissimo del presidente. Sì, il presidente Roncoroni. Max, ma George, ma com'è? È un ragazzo come noi, simpaticissimo. No, non è come noi, non ci... George non è come noi. Ma è per questo che è amato, secondo me. Poi... È carino. Insomma, tu sei amico, sarai tu. Amico è una parola troppo grossa, però ci siamo visti a Londra ultimamente e mi è fatto molto piacere. A Londra, non è che sei visto a Genova, in via 20 settembre, a Londra, sei visto con George? Sì. C'era anche lei? No. La mia rivale? Non c'era, eravate no, solo c'è. Voi. Ok. Sì. È vero che è una persona molto carina, molto a modo, molto educata. Sì, molto a modo, molto simpatico. Qual è il piatto preferito di George? Diciamolo. I piatti italiani, soprattutto i primi piatti, tagliolini, rigatoni. Ok, quindi poi il pesce del lago di Como. Elisabetta sa cucinare, gli fa dei piatti strani o? Penso di sì. Dura sta cosa, eh? Va avanti, secondo te va avanti? Sì, secondo me sì, però no. Donne, non c'è speranza, George, guarda, ormai è andato. Vabbè, ce lo conferma anche il suo amico Max. Andiamo a vedere oggi è l'hobby. Però prima di farvi vedere questo colpo andrò a parlarvi di quelle che sono le caratteristiche del lobby in questione. Intanto parliamo del loft. Il loft non è altro che l'angolo che si forma tra la linea perpendicolare al terreno, che parte dalla lama del bastone, e più o meno questo angolo che andiamo a notare intorno ai 60 gradi. Successivamente la seconda caratteristica deve avere un lob è quella di avere un bounce non eccessivamente pronunciato. Cosa vuol dire? Il bounce non è altro che l'angolo che si viene a formare tra la lama e il bastone e il terreno. Questo angolo, se è troppo pronunciato, fa rimbalzare il bastone per terra, per cui il pericolo è quello di fare un top. Però andiamo direttamente a fare questo colpo. E il lob si usa quando dobbiamo volare un ostacolo, un bunker, un ostacolo d'acqua. In questo caso l'ostacolo non è un bunker. Sono io, oggi l'ostacolo lo faccio benissimo. Io a rischio della vita, speriamo di sopravvivere. Benissimo, posiziono la pallina rispetto al centro dello swing sul lato sinistro, un paio di movimenti di prova sono sempre graditi,
Questa volta sei sopravvissuta. È andata bene, grazie mille. Prego, grazie a te. Allora dunque, il campo di Valcurone. Il campo di Valcurone è un par 72 con 5x5, 5x3, ovviamente tutto il resto delle buche sono par 4. La caratteristica dunque è il numero 5, normalmente i par 5 nei par 72 sono 4, qui ce ne sono 5, il che è un punto a favore del campo, cioè comunque i par 5 sono sempre delle buche di recupero. I par 3, come dicevo, sono 5, abbastanza corti sui 100, più o meno, insomma, sui 150-130 metri, quindi non particolarmente lunghi, ma hanno quasi tutti una difficoltà, che è quella dell'acqua. L'acqua infatti è la caratteristica, oltre al movimento della terra, l'acqua, come dicevo, è la caratteristica di questo percorso. Sono 9 addirittura i bacini, i laghi che sono all'interno del percorso, quindi tante possibilità di finire negli ostacoli d'acqua e quindi avere colpi di penalità, quindi una difficoltà in più. Come dicevo, l'altra caratteristica è il fatto che sostanzialmente il campo è diviso in due, le prime 9 sono più piatte, più pianeggianti, le seconde 9 sono più collinose, più mosse e più in salita, quindi anche più faticose fisicamente. Comunque si tratta di un campo tenuto in maniera perfetta, dove i green sono meravigliosi, il fairway è perfetto, quindi è un campo che veramente vale la pena venire a visitare. Avvicinata al golf, diciamo, al gioco proprio? Beh, chiaramente il fatto di averlo sotto casa. Io sono milanese, però ci siamo trasferiti da una ventina d'anni a vivere in campagna. Abbiamo una casa proprio dietro quel crinale di colline e avere il golf sotto casa era il massimo. Il massimo della vita. Certo, meglio di così. Siamo in quattro a giocare, tutta la famiglia. Mio figlio gioca 9 perché insomma 26 anni, tutto sommato nel giro di 3 anni è riuscito ad avere un buon handicap. È più basso handicap qui del golf al Curone o c'è qualcuno di meglio? No, di prima categoria sono pochi, devo dire la verità. Ha vinto la patrocinata l'anno scorso, quest'anno ha tentato di difendere il titolo ma non ce l'ha fatta perché nel frattempo si è laureato, si è messo a lavorare. Meglio? Esatto, tra l'altro lavora nell'ambito del golf, in un'agenzia 1020. Sì, di conseguenza insomma lavoro e passione per lui sono una commistione che va di pari passo, meglio di così io penso. Meglio di così non si può, no, infatti il massimo della fortuna. Il massimo della fortuna, esatto. Insomma il golf diventa anche un'occasione di lavoro, perché questo va detto, ci sono 2000 esatto, attività professionali esatto, che possono essere legate al mondo del golf. È un indotto molto vasto in effetti, sembra che poi non è chiaramente più un ambiente così elitario come, non so, 40-50 anni fa, adesso è una cosa anche molto più avvicinabile, una stagione sciistica costa molto di più che un anno, lei vada a fare un abbonamento, uno ski pass per una settimana. No, non ci vado. Ecco, costa meno sicuramente venire a giocare a golf. Un'ultima domanda, fa parte del gruppo? No, va benissimo, fa parte del gruppo delle signore che fa la lezione di cucina? No, mi dispiace perché Massimo è molto bravo, ma non è una delle mie grandi passioni. Già cucino per tutta la famiglia e per gli amici e tutti gli altri che vengono tirati dentro, per cui... Come la capisco, signora? Se posso, faccio volentieri a meno di cucinare, così bello poter andare in giro a mangiare, oppure vengo qui da Massimo, che mi piace molto e mangio molto bene.